tutti. C'è ancora KBB Tony 95 con noi. Cos'è, un codice fiscale? No, no, no. È il suo nomignolo. Nome del canale di YouTube. Salve a tutti. E come potete vedere, abbiamo anzi una nuova intro. E indovinate un po' chi me l'ha fatta? Questo è essere via accanto a te. È vero. E l'ha fatta con iMove, un ottimo lavoro. Sì. Recensioni da chiodi. Mamma mia. Tanta roba. Tanta roba, tanta roba veramente. Chi vedrà i nostri video, secondo me è tipo coglione. Tipo prende chiodi e si inchioda le mani mentre su questo. Ci sta. Comunque almeno. Vai. Allora oggi si vuole parlare di due attori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Bah. Stiamo parlando di Massimo Boldi e Christian De Sica. Una recitazione che non ha pari. Ma mamma mia. Hanno fatto degli ottimi cinepanettoni insieme. Sì, soprattutto la bellezza di Boldi mi ha sì. Mi è sempre colpito. Soprattutto sui bei capelli. Sì, un bel panzone. Quel bel panzone. Bel vecchione. E poi abbiamo anche Christian De Sica che fa sempre la parte del guappo. Ma ci hai mai pensato? No. È sempre la parte del guappo. Sì, è sempre lì. È Natale sul Nino. Ah, sì. Cos'è lei? Che trombava tutti. Sì, un trombaione. Si parte con il primo film che... Vai. Si parte da Natale in India. Allora, si parte da Natale in India. Poi si farà fino a Natale a Miami. Dato che noi si sono visti tutti. E poi dopo... Purtroppo. E dopo che hanno splittato, diciamo, proprio per modo di dire, che si sono... Dammi una parola. Si sono divisi. Da Natale a Miami. E analizzeremo anche come sono andati, se sono migliorati o se sono peggiorati individualmente. Sì. Quindi da cosa partiamo? Da Natale in India. Cosa bisogna dire di Natale in India? Ma... c'è solo una scena, ve lo giuro, solo una scena che mi ha fatto ridere. Vai, dimmela. Te lo ricordi quando De Sica è praticamente iniziato il film, quando sì. De Sica vede del cane. Quello del cane. Che c'è dice il cane. Che fa? No, il mio cane è da un po' in knockout, capisco perché. E questo anno fa altro che razzola smergagliate da una parte dalla. Fa certe cate di buono. La sorta. La sorta. E la tira ai bambini. Non lo vedere degli elefanti. Un pozzo di merda. È vero. Beh. Questo film è veramente obbrobrioso. Ah. È brutto, dai. Di buono. Ma? Basta. Comunque, Natale in India. Cioè, c'è solo merda in quel film. Merda del cane. Massimo Boldi è questa la merda. Ma... un po' l'annusa. Oh, sterco. Sterco mucchino. Non esiste. Vabbè. Poi Cristiano dice: ah, poi scambiano i figlioli. Sì, scambiano i figlioli. Che sono un posto di genitori. Guarda caso, non se ne accorgo. L'altro mangiarli, l'altro. Vabbè, poi cosa bisogna di Natale in India? Non so. È merda! Merda su merda! E poi tanto alla fine, se la trama è sempre la stessa. Una fila di merda, ma poi non c'è una trama. Cioè, se te devi spiegare ai nostri visualizzatori. Una trama, non c'è una trama! Dovresti guardarle da ogni punto di vista di un attore, perché ogni attore... Punto di vista da critico cinematografico, tipo... Starci a spremere per tutti. Sì, tipo sì. 90 minuti. Bah. E poi possiamo già passare a Natale sul Nilo. Sì, dar nulla. Cosa vuoi parlare di altro di Natale in India? Che merda! A parte della merda. Bellissima recitazione del tuo sì. Comico, poi c'è anche i fichi di India. Ah sì, che anche loro c'hanno la merda. Sì. È un film merda. Il tema principale è la cacca. È la cacca. E poi la regia è cacca, gli attori sono cacca. I neri parenti, la produzione è cacca. Di Aurelio De Laurentiis. Io mi sono munito di un fazzoletto, come vedete. Si sa mai, mi scappa da andare a caldo durante facciamo questa recensione. Almeno sono già attrezzato. Ce l'ha un bagno? Sì. Ah, meno male, l'importante è quello, c'è un bagno. Buono, sento già qui che si intestino comincia a fare. Oddio, ci vado a fare una bella pulita. La faracata mi sa che dopo c'è da chiamare lo spurgo.
te lo pago io al massimo. Mamma mia, tu sei. Questo si taglia, non si può tenere questo. Questo si taglia? La carta dello spunto. Lo spunto, madonna. Vabbè, via. Passiamo a Natale sul Nilo. Oddio. Allora, passiamo a Natale sul Nilo. Natale sul Nilo. Che io ricevetti in videocassetta in un Natale di sì. 6-7 anni fa. Io lo vedi al cinema, mi ci portano i miei genitori perché loro appena vedono il film comico, andiamo a vederlo subito. Dai a vederlo. Ne ho visti tanti, New York. Però. Non ti ha impressionato niente. No, forse tanti, da vabbè. Piccolo perché ci sono le battute imbecilli e fanno ridere. Perché. Battute volgari. Volgari. No? Non hanno un senso logico. No. Usano sempre stereotipi. Cosa da dire? Nient'altro, cioè che anche ci sono sempre Enzo Salvi, ci sono, poi c'è anche nel Nilo, c'è quello lì che va a cannare la piramide. È vero, se Bordi va a cannare sempre lui. Poi c'è un puzzo, porta via. Piccola, sì, piccola postilla su Massimo Bordi che cioè ogni film c'è una scena di nudo che non è nemmeno bello. Inquadra sempre il culo di merda peloso. Poi non ha capelli, ha un buzzone, sembra se no ci mandano una denuncia di 30 come si può dire? Cioè, un Homer. Ma forse Homer è il più bello. Dai, vai. Un po' sì, è vero. Però c'è un'altra cosa di bello che è Natale sul Nilo. Ci sono le veline. No, le letterine. Le letterine. Poi le ama le postine, le analfabetine, sì. Vabbè. Sì. Letterine, sono buone. Ah, sì. Però almeno quello. Le ragazze le scelgono bene, per fortuna. Perché sono quelli che fanno soldi. Ok, poi altro di Natale sul Nilo, niente. Tutto il tempo si passa in una crociera. C'è una trama, c'è. Sì, nemmeno lì una trama. C'è De Sica, che c'ha due tre mogli. Sì, no, è qui che prende far donnaiolo. Letame, sull'etame, è proprio una pila di merda. Come dice cosa, c'è gente attua. Pile di merda. Non so come fanno a fare soldi. Vabbè, fanno soldi perché gli italiani sono stupidi e li vanno a vedere. Sì. Sei sempre stato questo io. Ora però dagli ultimi film si sta invece intravedendo che cioè non si fanno più fregare. No, cioè. Che ci vanno un po' meno. Stanno incassando film del genere. Possiamo tranquillamente finire Natale sul Nilo. Sì. E passare a Merry Christmas. Un altro grandissimo capitolo della saga cinepanettoniana. Vabbè, questo non è in ordine cronologico come li stiamo ponendo noi. No, ci stiamo prendendo diciamo. Sì, a caso. Sì. Vabbè, Merry Christmas sono le donne. Ovviamente anche lì. Sono dove sono? Che girano a Amsterdam, ma sì, nel Night Club, bravo. Lì è bellissimo. Basta poi, cioè. Finito lì, la trama è sempre la stessa. La trama. I protagonisti sono sempre la stessa. Sì. I personaggi vengono. I personaggi principali sono il vomito. Quello lì vomita sul coso. Sull'aereo. E poi lo butta nella vasca da bagno e Gordi ci si fa il bagno. Sì. Bene. Sì. Ma c'è Ezio. No. Ezio. No, Biagio Izzo. Che fa il finocchione. Quella sugli uccelli. Ma che personaggi mi fanno fare? Ma io non può. Io. Si rovinano la carriera. A parte la carriera non ce l'hanno mai avuto a sti attori. Però no. Si rovinano diciamo, Giorgio Izzo. Forse individualmente quando fa un po' meglio. Sì, un po' meglio. Nel teatro fa il comico. Mi piace di più. Forse perché sì, un po' di parte. Ma il resto è noia. Come sempre. Ma lì e mangi popcorn a ruota al cinema. Serve soltanto per darti un posto caldo, perché sì. Sono sempre in inverno. Allora, a parte quello lì, adesso si arriva finalmente a quello che forse si può definire uno dei momenti più tristi del cinema italiano, ovvero quando a Natale a Miami hanno Massimo Boldi e Christian De Sica hanno detto che sarà il loro ultimo film. Mamma mia. Ho versato non so quante lacrime. Anch'io, ogni volta che è l'anniversario... Mi scende una gocciolina lì e io come sempre la raccolgo e la rimando su questa lacrimuccia. No, la potevi mettere nel pensatoio. Ah sì, vabbè, non ci ho pensato. La prossima volta pensaci, non al prossimo anniversario. Niente da dire, anche se è sempre lo stesso film, stavolta a Miami, sempre gli stessi personaggi. Il più volgare della serie forse. È vero, forse è vero, il più volgare della serie. Della serie. Mi sembra che ci sono. C'è anche Rikishi, c'è quello lì che combatteva prima in WWE, forse non l'avevi visto. No. Però c'è quel vresto, quello lì grosso.
che fa lo sticky face, che il culo non faccia Boldi. Boh, ci può stare. È lui. Detto questo, passiamo ai film individuali. Sì. Allora, dopo Christian De Silva ha continuato la sua carriera, la sua meravigliosa carriera, degna di suo padre Vittorio De Sica, nei cinepanettoni. Sì. Continuando con Natale a New York. Poi vabbè, ha fatto anche Natale in crociera. Sì. Ha fatto Natale a Rio. Individualmente non sono migliorati. Sempre uguale. Cristina De Sica schifo nei panettoni. Non c'è trama. Quell'altro Boldi ha fatto Olé. Olé. Che film è? Olé. Che film è sulla Olé sulla Spagna? Madonna. Quelli con Natale Estrada. Che schifo. Un altro film veramente vergognoso. C'è sempre la parte dove c'è lui nudo, come sempre, il culo peloso. Sì. No. Ma soprattutto c'è il cult di Massimo Boldi, che è la fidanzata di papà. Ah, quello. Che fidanzata di papà, cioè cosa lì? Sì, l'avventura. L'avventura, quella che fa quelli del calcio. Bravo. Sì. Vergognoso anche quel film. Poi è vergognoso ovviamente anche Matrimonio alle Bahamas. Che lo danno 200.000 volte. L'hanno dato la scorsa settimana. Sempre lo danno, in televisione. Almeno 3 volte, 4 volte all'anno lo danno. Danno. Su Italia, non so perché. Su Canale 5, vabbè. Vabbè. Non so perché fa un po' di spettatori ancora. Leggermente più bellino rispetto agli altri. Poi l'ha fatto, poi è uscito questo Natale. Niente. A Natale mi sposo ha fatto 2 anni. Ah, Natale bello, fa. Sì, anche bello. Natale mi sposo. Un'altra schifezza. Natale a Cortina, mi sembra. Sì, bravo, va, no, anzi Natale a Cortina ha fatto Christian De Sica. Vabbè, ma è sempre la solita zuppa, è vero, alla fine sì. Volgarità. Perché poi alla fine i fichi d'India se li è presi. Perché poi alla fine sono divisi anche i fichi d'India, Biagio Izzo. Sì, sono divisi loro, tutti. Fabio De Luigi infatti è andato tipo ai cinepanettoni, mentre invece mi sembra i fichi d'India sono andati con Boldi. Sì. Ma la pasta è sempre bella. Sì. Io, boh, io mi verrebbe voglia di prendere un gormito e ficcarmelo su, sì, per il naso. Naso, proprio di via, qui. Ma no, nella prossima recensione no, si farà. In verticale, ma in orizzontale proprio. Cioè, è impossibile. Bue. Sì. Come il bue. Sì, proprio sì. Ah! E poi ci... Detto questo, vi dobbiamo raccontare una... Non so. C'è tempo. Non c'è tempo? No. Allora, raccontiamo... Ve la raccontiamo la prossima volta, una delle storielle di Danilo. Di Danilo. Diamo un po' di suspense ai nostri... Un po' di suspense. Ai nostri fans. Ai nostri non fans. Perdetevi il prossimo episodio. Non perdetevi il prossimo episodio, uscirà fra un'altra settimana, sì, penso. Perché la prossima settimana siamo veramente pieni di compiti. Sì, mamma mia, la scuola ci sta distruggendo. Poveri noi. Detto questo, si può anche salutare. Salutiamo. È stata una bellissima recensione, direi. Sì. Su bellissimi film, sì, direi. Detto questo, io citerei ancora la cacca, che è il tema dominante di questi film. Speriamo che sarà anche un cortometraggio. Sì. Oi oi, mi scappa da andare a casa. Oi oi, Nicco. Oh. Detto questo, vi salutiamo e ci, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, commentate il video in modo civile, mettete mi piace, critiche civili, condividi su Facebook, twitta su Twitter. Sì. E ci vediamo alla prossima recensione. Arrivederci.